ringraziamo a Francesca Carao, che forse è l'unica che del nostro lessico interculturale saprebbe leggere l'arabo, e arabista specialmente si occupa di poesia araba e letteratura, e insegna alla LUIS dopo che è stato per molti anni all'Orientale di Napoli. Allora, è un'occasione importante quella di affrontare insieme il tema del dialogo interculturale, e dico dialogo perché ovviamente il lessico è fatto in vista di un dialogo, e Fagiolo, per quello che ho potuto conoscerlo e per la persona appunto di grande profondità, come è stato ricordato, e anche leggerezza, era in vista di un obiettivo sicuramente metodologico e quindi didattico, e pertanto io di traduzione mi sono occupata e continuo a occuparmi, e quindi un elemento cruciale nella conoscenza e nel lavoro che si svolge a livello diplomatico, ma anche banalmente culturale, visto che come ricordava Fabbrini poc'anzi, abbiamo noi un problema interno di traduzioni di termini che hanno alle spalle un vissuto, un'elaborazione culturale storica che è diversa. Quindi immaginiamoci nel momento in cui noi andiamo a confrontarci con l'altro, no? E per esempio anni fa Adonis, che oltre ad essere un poeta e un filosofo, diceva: per voi in Europa la parola non ha valore, non ha peso, per noi arabo la parola è sacra indipendentemente dal fatto che questa no, si riferisca al Corano, e dunque è vietato, no? È censurato il testo politico, e non è un caso che poi si possano creare quegli equivoci a cui si alludeva prima, no? L'innominabilità di alcuni elementi, di alcuni fatti, e va assolutamente ricondotta e decodificata, cosa che poi a noi ovviamente nell'appiattimento, nella banalizzazione della traduzione sfugge. E io sono molto contenta di questa iniziativa che infatti portiamo avanti della traduzione del lessico, anche perché poi si inserisce in una tradizione tutta mediterranea, tutto europeo. Le prime scuole di traduzione sono quelle di Toledo, quella di Palermo, e quindi appunto il nostro progetto approderà a Tunisi per continuare in questo senso. E a Toledo cosa traducevano? Traducevano lo specchio dei principi. Lo specchio del principe era il manuale di politica internazionale che si insegnava al principe, quello che poi Machiavelli, il principe, avrebbe fatto 100 anni dopo. E gli arabi da chi l'avevano preso? Dagli indiani. Ecco, quindi vediamo quanto è antico e profondo il riferimento culturale che a noi così può sfuggire ovviamente. Appunto per questo mi riferisco banalmente al triangolo di Greimas, no? Cioè quando noi diciamo la parola arabo, albero, noi pensiamo, non so, l'albero di Natale, l'olivo, e ovviamente invece in Arabia Saudita penseranno alla palma, ma già in Libano pensano al cedro, e così è quando parliamo di democrazia, no? Il filosofo libanese Musalli penserà, essendo lui di formazione islamica, al senso della democrazia invalso all'epoca del profeta Muhammad, e quindi lui considera la democrazia come un accordo tra pari eletti dai diversi clan, e dunque un discorso accettabile, ma sarà già diverso dalla concezione che ha Hasan Hanafi, il nostro amico filosofo egiziano, perché per Hanafi la democrazia è l'assemblea, il Parlamento, come riferimento a quello inglese. E quindi già vediamo che ci sono degli slittamenti di significato. Ma lo stesso se andiamo adesso alle riforme costituzionali che stanno facendo in Tunisia. Ghannouchi, che è stato per decenni in esilio all'estero perché un appartenente ai Fratelli Musulmani, torna e accetta il progetto di inserire nella proposta elettorale nuova il numero chiuso secco
di 50 donne nella lista di ciascun partito. 50%, scusate, mi sono sbagliata. Cosa faranno oggi invece i costituzionalisti in Marocco? In Marocco il re, subito dopo le primavere, seguendo il saggio consiglio del prevenire piuttosto che curare, ha immediatamente convocato una commissione di giuristi per studiare la riforma costituzionale. Quindi in questi giorni avremo i risultati, sì, per poi andare appunto al referendum. Ecco. E quindi già vediamo come un paese, pur essendo così vicino e avendo importanti influenze sia il Marocco che la Tunisia per quanto riguarda la formazione politica e culturale moderna che viene dalla Francia, come invece poi sono diversi, perché il re del Marocco è un discendente della famiglia del profeta e quindi è molto più difficile mettere in discussione il ruolo dell'autorità politica. Non è la stessa cosa che può capitare a Ben Ali. Ecco, vedete come così già su due termini troviamo che c'è da approfondire e andare a conoscere quello che è il dibattito interno che c'è nel mondo arabo, che appunto Fabini adesso sollecitava. Bene, noi abbiamo a Beirut dal 1995 circa il centro studi che si chiama Centro Studi per l'Unità Araba, che da appunto più di 15 anni pubblicano sistematicamente le riflessioni e gli approfondimenti di diversi studiosi arabi intorno a un argomento specifico: la democrazia, la libertà, i diritti umani. E quindi su questo confronto si sono formate anche le nuove generazioni, perché anche loro appunto hanno bisogno di andare a capire, ecco, a livello interculturale il significato della parola e il riferimento culturale che c'è dietro, proprio per poter costruire un'intesa nella gestione del dibattito politico che vediamo in questo momento è molto agitato. E un'ultima cosa mi sembra interessante da dire: il discorso che fece Sadat quando andò al Knesset, pace di Camp David, noi dell'accordo di Camp David, Sadat citò Gandhi e Sadat fu ucciso di lì a poco. Sadat ha lanciato il discorso del pacifismo, che poi è stato seguito da diversi gruppi nel mondo arabo e soprattutto delle organizzazioni non governative, sia vicine ai fratelli musulmani che i laici, e penso al professore Shafeddin di Beirut, piuttosto che quelli del Cairo, dell'Università Americana del Cairo, sul pacifismo, sulla soluzione dei conflitti in maniera non violenta. Ecco, questo discorso è stato ripreso dai ragazzi nelle piazze di Tahrir, perché continuavano a ripetere silmia, silmia, silmia vuol dire pacifismo, pacifismo. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Vediamo come sia importante conoscere queste nuove tendenze che a noi sfuggono perché appunto ci mancano queste conoscenze, e dunque creare un lessico interculturale è fondamentale, perché crea a noi dà a noi la possibilità di riflettere e di conoscere meglio i nostri interlocutori, non soltanto quando ci troviamo in sede internazionale per incontri di tipo diplomatico, ma più semplicemente anche qui, visto che la presenza della comunità araba in Europa è crescente e diversificata, e dunque avere una conoscenza delle diverse tendenze del pensiero, interloquire, come ha fatto Reset per esempio pubblicando quel volumetto su Tarek Ramadan, è fondamentale, perché ad esempio Tarek Ramadan, pur essendo il nipote di Hassan el-Banna, il fondatore dei Fratelli Musulmani, sostiene che alcuni aspetti del diritto islamico vanno stralciati. E parla per esempio della lapidazione, che insomma tutto sommato è un elemento fondamentale, non è una cosa di secondaria importanza. Allora, che Tarek Ramadan, dall'autorevolezza insomma della sua persona, di studioso oltre che di testimone,
faccia questi passi avanti in seguito al confronto, al cambiamento, alla maturazione. È il segno dei tempi, perché dobbiamo sederci insieme e guardare verso obiettivi comuni per costruirli, per trovare punti di condivisione. E dunque la conoscenza e del valore, del senso che l'altro dà alle parole ci aiuta a crescere e ad arricchirci, così come fu appunto ai tempi della scuola di Toledo e di Palermo, di grande contributo di crescita intellettuale che oggi noi dovremmo dare a noi stessi e anche ai nostri partner del sud del Mediterraneo.